Lo spirito dell'iniziativa è quello di sollecitare l'emersione del fenomeno, anche con la parola chiave. Sostanzialmente capiremo dalla domanda c'è Lucia o qualcuno ha visto Lucia, capiremo che c'è un problema, c'è una difficoltà e si metterà in moto il sistema di sicurezza, come dicevo. La provincia ha dei dati davvero allarmanti, è tra quelli più alti, purtroppo. Abbiamo davvero una percentuale rispetto a tutte le notizie di reato del 60% che riguardano tutti i reati da codice rosso. Tra l'altro devo dire che abbiamo tutti molto investito nella formazione. Noi proponiamo e partecipiamo personalmente alla formazione delle forze dell'ordine, facciamo degli incontri continui dando e condividendo delle linee guida, delle modalità di approccio e su questo devo dare atto dell'impegno profuso. Sono molto molto migliorati i risultati, anche le modalità con cui vengono prese le denunce, le modalità con cui soprattutto sono rassicurate le persone offese, che è la cosa fondamentale. Noi vogliamo delle antenne sociali che siano diffuse su tutto il territorio e soprattutto coprano tutte, possibilmente ovviamente e sempre relativamente alla disponibilità che viene offerta dagli operatori economici, ma coprano tutto il settore delle attività che viene svolto. Perché, come si diceva prima, effettivamente ci sono degli ambiti nei quali come dire, la denuncia della donna è più difficile da mettere in campo perché viene immediatamente colta come un segnale come un momento di segnalazione del problema. Invece ci sono altri ambiti nei quali la donna si muove con più libertà e lì può segnalare. Quindi il senso è proprio questo.